Ok. Sa, prova. Amen. Allora. Allora, mi sentite? Sì, mi sentite. Allora, pace Giuseppe, pace Patrizia, pace Giovanni, pace Maria, pace Francesca. Dio vi benedica. Allora, vogliamo cominciare subito, perché tanto ho già dato l'avviso. Benissimo, allora, benvenuti. Pace Monica. Amen. Allora, vogliamo fare una live veloce. Ok. Una live veloce. Gloria a Dio. Ok, allora vogliamo aprire la parola di Dio in Apocalisse, capitolo 22. Apocalisse, capitolo 22. Benissimo. Allora, cari fratelli, io praticamente vorrei esaminare con voi un passo. Allora, pace Fiorella, pace Maria. Ok. Vorrei esaminare con voi un passo, un verso che si trova appunto in questo capitolo molto importante. Praticamente ieri sera, gloria a Dio, stavo leggendo questo capitolo e a un certo punto la mia attenzione è andata su un fatto che tutti quanti noi conosciamo, in maniera molto, diciamo, concreta, insomma, siamo tutti coscienti di quello che è successo, diciamo qua, in questa occasione. Però io ho cominciato a esaminare, grazie a Dio, la situazione che andremo a valutare, in questa sera. L'ho cominciata a esaminare come in verità non l'avevo mai fatto fino adesso. E mi ha colpito molto, insomma, questa situazione, insomma, a tal punto che, insomma, ho deciso con l'aiuto del Signore di condividerla con tutti coloro che sono interessati. Amen. Gloria a Dio. Allora, però, diciamo, per avere un contesto un po' generale, invece di leggere solo il verso che ci interessa, vogliamo leggere tutto quanto e come sempre leggeremo nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen. Allora, Apocalisse capitolo 22, la scritta l'Apostolo Giovanni, sotto dettatura del Signore. Allora, ed è scritto così: poi egli mi mostrò un fiume puro di acqua di vita, chiaro come un cristallo, il quale procedeva dal trono di Dio e dell'agnello. Vedete, la Trinità la troviamo ovunque. In mezzo della piazza della città e del fiume, corrente di qua e di là, verrà l'albero della vita. L'albero della vita è Gesù Cristo, che fa 12 frutti. Rappresenta il Signore Gesù Cristo, ovviamente, rendendo il suo frutto per ciascun mese. E le frondi dell'albero sono per la guarigione delle genti. Quivi non sarà alcuna esecrazione, e in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello. Vedete la Trinità? I suoi servitori gli serviranno, vedranno la sua faccia, e il suo nome sarà sopra le loro fronti. Quivi non sarà notte alcuna, non avranno bisogno di lampada né di luce di sole. Perciò che il Signore Dio illuminerà
ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Poi mi disse: queste parole sono fedeli e veraci. E il Signore, il Dio degli spiriti dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servitori le cose che hanno da avvenire in breve. Ecco, io vengo tosto. Beato chi serba le parole della profezia di questo libro. Io, Giovanni, sono quel che ho udite e vedute queste cose. Quando le ebbi udite e vedute, io mi gettai giù per adorare davanti ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrate queste cose. Ed egli mi disse: guardati che tu non lo faccia. Io sono conservo tuo e dei tuoi fratelli profeti e di coloro che serbano le parole di questo libro. Adora Dio. Poi mi disse: non suggellare le parole della profezia di questo libro, perciò che il tempo è vicino. Questo vale ancora per noi, di non suggellare queste parole, cioè di predicarle e insegnarle. Chi è ingiusto sia lo ancora vie più. E chi è contaminato si contamini vie più. Chi è ingiusto operi la giustizia ancora vie più. Chi è santo sia santificato vie più. Ecco, io vengo tosto e il mio premio è meco e rende a ciascuno secondo che egli sarà l'opera sua. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo. Beati coloro che mettono in opera i comandamenti d'esso, a ciò che abbiano diritto all'albero della vita ed entrino per le porte nella città. Fuori i cani, i maliosi, i fornicatori, i micidiali, gli idolatri, chiunque ama e commette falsità. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nelle chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la stella lucente e mattutina. E lo spirito e la sposa dicono: vieni. Chi ode dica parimente: vieni. Chi ha sete venga. Chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io protesto a ognuno che ode le parole della profezia di questo libro che, se alcuno aggiunge a queste cose, Dio manderà sopra lui le piaghe scritte in questo libro. Se alcuno toglie delle parole del libro di questa profezia, Dio gli torrà la sua parte dell'albero della vita e della santa città e delle cose scritte in questo libro. Colui che testimonia queste cose dice: certo, io vengo tosto. Amen, sì. Vieni, Signor Gesù. La grazia del Signor Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Gloria a Dio. Allora, giusto se diciamo vi può interessare, quando dice: io ho mandato il mio angelo per dirvi queste cose. Ok, io ho mandato il mio angelo per testimoniarvi di queste cose. Chiaramente si riferisce a Giovanni l'Apostolo, perché angelo significa messaggero. Infatti l'inizio dell'Apocalisse inizia, questa è una parentesi, inizia, no, con le sette chiese. Appunto è scritto: scrivi all'angelo della chiesa di Efeso, scrivi all'angelo della chiesa di Filadelfia, di Tiatiri, insomma così via discorrendo. Quindi l'angelo, oltre a che può riferirsi a un angelo che si trova su nel cielo, gloria a Dio, ma si può riferire anche ai predicatori, i pastori, i messaggeri. In questo caso il messaggero, l'angelo, perché angelo in linguaggio greco antico significa appunto messaggero. Il messaggero che ha portato questo messaggio è stato Giovanni. Quindi Giovanni scrive appunto a tutte le chiese, che erano sette, ma queste sette chiese rappresentano, no, tutta la Chiesa mondiale. Ma questa adesso è un'altra storia. Cari amici, allora io desidero condividere con voi questo verso qua, il verso 8 e il verso 9. E vogliamo fare una piccola preghiera. Signore, Padre Dio della gloria, grazie Padre per come questa sera ci stai dando ancora una volta l'opportunità, Signore, di poter insegnare, predicare, Signore, e a chiunque voglia, Signore, ascoltare, Padre. Guidaci, Padre. Aiutaci, Signore, a dire le cose
Signore, secondo la tua volontà, aiutaci a non aggiungere e a non togliere, come abbiamo letto in questa sera, Padre. Compungi, Signore, i cuori, Signore, guida il tuo servo, Padre. Sì, Signore, grazie. Ogni cosa, Padre, te la chiediamo nel nome di Gesù Cristo, il tuo figliuolo che tu hai benedetto, innalzato in eterno. Amen. Allora, cari fratelli e amici, il verso 8 e 9 dice quanto segue: Io Giovanni sono quello che ho udite e vedute queste cose. Ora, dopo che Giovanni ebbe udite e vedute tutto quello che vide, siamo qui alla fine, io mi gettai giù per adorare davanti ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrate queste cose. Quindi l'apostolo Giovanni sapeva che era un angelo, perché lo dice. Ed egli mi disse: guardati che tu non lo faccia. Io sono conservo tuo e dei tuoi fratelli profeti e di coloro che serbano le parole di questo libro. Adora Dio. Ora, mentre lo leggevo, in questo momento mi è venuta davanti un'altra realtà. Ovvero, l'apostolo Giovanni, nel commettere questo grande, gravissimo peccato, non lo ha omesso, lo ha scritto. Pensate, lo ha scritto, cioè lui ha confessato il suo peccato pubblicamente, ha ammesso quello che lui stava per fare, che non lo ha fatto, sapete perché? Perché l'angelo glielo ha impedito. L'angelo gli ha detto non lo fare. Se l'angelo non gli avesse detto niente, lui lo avrebbe fatto. Allora, quando io ieri sera ho letto questo passo, che tutti noi abbiamo letto una infinità di volte, mi sono messo, in senso lato, le mani nei capelli, perché ho cominciato a considerare la situazione da un punto di vista diverso da come normalmente l'avevo sempre considerata, ovvero ho ampliato un pochino la mia considerazione. L'ho ampliata proprio al contesto totale, storico, che adesso io vorrei, con l'aiuto del Signore, condividere con voi. Allora, tanto per cominciare, vogliamo ri ricalcare la grande verità. Cioè, stiamo parlando dei 12 apostoli, ovvero nello specifico stiamo parlando di uno dei 12 apostoli, che è Giovanni l'Apostolo. Ora, noi sappiamo che i 12 apostoli sono, diciamo, i uomini che Dio ha scelto per porre il fondamento dell'Evangelo, no? Perché la pietra è Cristo, su questa pietra loro hanno edificato e hanno posto questo fondamento. E questo fondamento è stato posto da loro, così è scritto in Efesini. Ora, questi uomini sono stati particolari. Innanzitutto dobbiamo ri ricalcare quello che abbiamo sempre detto, che sono irripetibili. Cioè, morti loro non verranno nuovi apostoli. Oggi gli apostoli non esistono. Esistono i cani che si fanno chiamare apostoli, ma quelli sono, poi l'abbiamo visto quello che fanno, no? Lasciamo stare, quelli sono figli del diavolo, sono figli di ira, gente che presenta addirittura uno come Cash Luna, che butta la gente per terra, che promuove eresie di perdizione, quelli sono pseudo-apostoli, quelli lasciamo stare. Morti i 12 apostoli, non sono venuti più apostoli. Ora, sono venuti i missionari, questo sì. Anticamente il termine missionario non esisteva e quindi sì, il missionario veniva chiamato, infatti troviamo altri che vengono definiti apostoli, tipo Barnaba, no? Perché il termine missionario non esisteva e quindi si utilizzava il termine apostolo, ma indicando la persona come missionario, infatti viaggiavano tutti. Ma l'apostolo, come i primi 12 apostoli, scordatevi, morti loro,
sono morti tutti, non verranno più apostoli. Quindi sono stati uomini eccezionali, sono stati uomini unici, sono stati uomini che nessuno si sogni mai, neanche il più grande uomo della terra, nessuno si sogni mai di essere come uno di loro. Loro avevano tutto, avevano tutti i ministeri, tutti i doni, c'avevano tutto. Tanto è quello che gli è stato dato per grazia, attenzione, non è che erano, no, questa è la grazia di Dio che li ha potenziati. Tanto è stata, diciamo, la grazia che hanno ricevuto e quello che loro hanno fatto, che perfino la Nuova Gerusalemme, che poi la Nuova Gerusalemme, ricordatevi che non è una città, è la sposa di Cristo, quello lo dice nero su bianco, che poi sia anche una città, questo, e che vi sia anche una città, questo è un altro discorso. Forse un giorno ne parleremo, non in questa sera, ma la città, perché noi siamo paragonati alla casa, al nostro cuore, il Tempio dello Spirito Santo, insomma ci sono tante similitudini, ma lo dice nero su bianco, vieni che ti mostrerò la sposa dell'agnello. E poi gli fa vedere la nuova Gerusalemme, quindi riflettiamo bene. Ma adesso non è questo. Quindi tanto sono stati grandi questi 12 apostoli che perfino i loro nomi vengono posti nella nuova Gerusalemme, nel fondamento. Infatti c'erano 12 nomi, eccetera, 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 perché loro hanno messo il fondamento. Vedete come la scrittura, no? Si completa. Quindi sono stati uomini particolari, uomini di esempio. L'apostolo Paolo, che è stato il 12° apostolo, è stato il più grande di tutti, lui ha detto siate miei imitatori, ovviamente poi ha aggiunto come io sono imitatore degli altri, come io sono imitatori di Cristo, e così via discorrendo. Quindi sono stati uomini eccezionali. Ora, detto questo e specificato questo, dobbiamo ricordare un'altra verità, perché non dobbiamo mai dimenticare che una verità non annulla poi le altre verità. Tutte camminano di pari consentimento. Quindi, come è vero quello che abbiamo detto, è altresì vero quello che è scritto in Romani 3:23, che tutti siamo peccatori. Tutti. E tutti siamo privi della gloria di Dio, ma siamo gratuitamente giustificati in Cristo Gesù. Quindi gli apostoli, per quanto possano essere stati, e lo sono stati, grandi uomini di Dio, ok, erano dei comuni mortali, dei peccatori, non che vivevano una vita di peccato, no, erano santi uomini di Dio, però erano dei peccatori, salvati per grazia. E come tutti quanti, gli uomini hanno sbagliato e hanno anche peccato. E la scrittura questo non lo mette. Nessun uomo al mondo è privo di peccati, salvo uno, Gesù Cristo. Tutti gli altri abbiamo peccato, tutti gli altri pecchiamo. Non che possiamo o viviamo una vita di peccato, però cadiamo, pecchiamo, sbagliamo, però poi ci pentiamo, chiediamo perdono, ci rialziamo e proseguiamo la strada. Questa è la differenza tra noi e l'empio, l'apostata, il mondo. Ora, l'apostolo Paolo ebbe a peccare, tant'è che lui stesso ebbe a confessarlo, anche lui. Sì, mo adesso di questo non ne parlerò, perché se no esco. Allora, la Nuova Gerusalemme è la Chiesa di Gesù Cristo, però è chiaro che esiste anche una città, se no dove andremo a vivere? Sì, però la Nuova Gerusalemme è la Chiesa di Gesù Cristo, rappresenta la Chiesa di Gesù Cristo, così come l'albero rappresenta Cristo, così come la radice rappresenta Cristo nell'Antico Testamento, no? Dice la radice di Isai, il Messia è come una pianta, e così via discorrendo. Però adesso non è questo, diciamo, l'argomento. Quindi l'apostolo Paolo ebbe a peccare, si stava inorgogliendo, tant'è che il Signore ebbe a mandare
un angelo di Satana per dargli un colpo fortissimo, no? Un colafiso, si dice in greco antico, cioè un colpo così forte, insomma, da veramente fargli, come dire, procurargli un forte danno al fine di non farlo inorgoglire. E si ammalò e l'Apostolo Paolo ebbe a pregare 3 volte affinché il Signore lo guarisse. Ma il Signore non lo guarì e gli disse anche il perché di quella malattia, perché Paolo stava per cadere in orgoglio. E noi sappiamo che l'orgoglio, tra l'altro l'orgoglio è anche germoglio, amen, grazie fratello Giovanni, e quindi anche l'orgoglio è una forma di idolatria, e così via discorrendo. Quindi questi grandi uomini di Dio, che nessuno di noi sarà, ma neanche la metà di uno di loro, quindi fuggite da quelle persone che si vantano di tante cose che poi non sono nulla, questi grandi uomini di Dio hanno peccato e loro stessi poi lo hanno ammesso pubblicamente. Quindi che grande insegnamento di umiltà. Impariamo da loro, fratelli miei, io lo dico per primo. E a un certo punto noi vediamo che anche l'Apostolo Giovanni, che noi sappiamo che il più grande è stato l'Apostolo Paolo, poi io penso personalmente, ma questa è una mia idea, quindi può essere giusta, può essere sbagliata, poi ciascuno avrà la sua idea. Secondo me, dopo l'Apostolo Paolo, il più grande apostolo è stato Giovanni. Giovanni è stato un qualche cosa di incredibile, quello che è passato ha passato Giovanni, insomma, vabbè, comunque io adesso non voglio tanto parlare dell'uomo ma più che altro voglio far notare una cosa che ci serve a noi e di quanto Dio è grande. Poi alla fine voglio mostrare quanto Dio è grande. Allora, quando io ho letto questo che ha fatto Giovanni, io mi sono, immedesimato, diciamo, o mi sono messo a fare, no? Diciamo, tutto un ragionamento da come inizia il tutto. Allora, se noi guardiamo il tutto dall'inizio, noi ci rendiamo conto di quello che è successo e ci iniziamo un pochino, non a preoccupare, perché qui non è che ci dobbiamo preoccupare, però dobbiamo vegliare. Dobbiamo vegliare, molto vegliare. Allora, dobbiamo parlare un attimino di Giovanni. Allora, noi qui leggiamo tutto tranquilli, seduti sulla nostra scrivania o nel divano, dove ti pare, ma ci rendiamo conto di quello che è successo qui? Allora, questo ci fa riflettere. Allora, qui abbiamo Giovanni. Allora, chi era Giovanni? Allora, Giovanni non era uno qualunque, non era uno qualsiasi. Giovanni era un ebreo e non era neanche un ebreo di oggi, che molti di questi si vantano di tante cose e poi se vai a vedere, no? Vabbè, eccetera, 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 ma adesso non voglio entrare in questo. Ma Giovanni era un ebreo di 2000 anni fa. Quindi possiamo dire che era proprio di quel lignaggio ebraico, vero, come dirà l'Apostolo Paolo, ebreo di ebrei. E Giovanni veniva da una famiglia di ebrei, aveva una genealogia, perché tutti quanti per legge ancora oggi dovevano presentare la propria genealogia per dimostrare che erano ebrei, di ebrei, e così via discorrendo. Giovanni era un ebreo del tempo quando ancora Gerusalemme esisteva ed era intatta, e quando ancora tutta Israele esisteva e c'era ancora in piedi il Tempio di Gerusalemme, che ovviamente non era il primo Tempio, però era il secondo Tempio. E quindi tutto l'apparato sacrificale funzionava in maniera, diciamo, perfetta. Perfetta nel senso che era funzionale, anche se facevano tanti impicci, scusate il termine, questi farisei. Ma questa è un'altra storia, questi sacerdoti.
Quindi tutto era in piedi, tutto era funzionale, mancava ovviamente l'arca, non c'era, questa si andrà a perdere sotto Geremia e così via discorrendo. Quindi era una persona che veniva da questo ceppo. Ora gli ebrei avevano passato molte cose, praticamente gli ebrei fin diciamo dalla loro creazione. No, noi li vediamo nel deserto come subito cadono in idolatria, come subito cadono nelle tentazioni, soprattutto il grande problema di Israele nell'antichità era stata proprio l'idolatria. Infatti nel deserto caddero proprio per questo peccato qua. Ricordate il vitello d'oro, ma non solo, poi i numeri 25 iniziarono a fornicare, numeri 23 e 25. Iniziarono a fornicare con le figliuole, mi pare che erano le figliuole di Moab, se non vado errato, comunque dove sta adesso la Cisgiordania, e queste li portarono a fornicare contro questi dei, contro Baale, e quindi fecero anche sacrifici. E Baale si facevano sacrifici di neonati, cioè lì non, erano cose atroci, quindi c'era una idolatria pazzesca. Poi Dio li castiga. Li fa stare 40 anni nel deserto, poi entrano dentro, iniziano altri guai e così via discorrendo. Poi l'idolatria cresce, i culti a Baale crescono fino a arrivare, diciamo, a essere esiliati 70 anni in Babilonia. Dopo i 70 anni torneranno. Insomma, gli ebrei del tempo di Giovanni e Giovanni stesso avevano molto ben in mente la problematica della idolatria. Molto benemente. Quindi Giovanni, da ebreo, era uno che all'idolatria gli stava veramente lontano, ce l'aveva proprio dentro di sé il concetto, no? Che l'idolatria è un qualcosa di pericolosissimo. E quindi loro non affatto, no? Come dire, si mantenevano puri da queste pratiche. Ora Giovanni cresce in questo modo, in questa situazione, fino a che arriva, diciamo, a una certa età, più o meno 15 anni, più o meno 3, 14, 15 anni, l'anno esatto no, non lo sappiamo. Quando arriva a quell'età, incontra il Messia, il Signore Gesù Cristo. Noi riusciamo a capire che Giovanni incontrerà il Messia a 3, 14, 15 anni. Perché quando scrisse l'Apocalisse è stata scritta tra il 90 e il 95 d.C. Quindi è chiaro che era già molto vecchio, stava ormai per partire alla casa del padre, ragion per cui andando a ritroso è chiaro che quando conobbe il Messia era un ragazzo, diciamo, giovane. Ecco perché poi quando troviamo che il Signore viene crocifisso, il Signore gli dice a Maria: questo è tuo figlio, e a Giovanni: questa è tua madre, perché era un giovanotto. Infatti poi se la prese in casa lui, insomma, avrà avuto un 18 anni quando il Signore Gesù è stato crocifisso, un 19 anni, ma adesso proprio l'anno preciso non lo possiamo stabilire, però era veramente un giovanotto. Quindi l'Apostolo Giovanni, quando lui incontra il Messia, egli si manifesta, il Dio vivente, no? Fatto uomo, fatto carne, fa questa grande esperienza. E quindi lui conosce personalmente la divinità. La divinità la conosce personalmente, cioè la seconda persona della divinità, il Figlio. Ora, lui vede tutto quello che il Figlio ha fatto. Conosce il Figlio personalmente, cammina con il Signore Gesù, vede le parole di sapienza che proferiva il Signore Gesù, i miracoli, quello che non ha fatto il Signore Gesù, cose che noi veramente è scritto che non tutto quello che il Signore Gesù ha fatto è scritto, anzi una minima parte, ma quello che ha potuto vedere questo ragazzo all'epoca. Poi che cosa succede? Non è che finisce là. Poi addirittura il Signore Gesù muore, ma dopo che muore passarono 3 giorni e risorge dai morti. E Giovanni vide il Salvatore del mondo risorgere dai morti. E
e stette con, insomma, lo vide apparire per 40 giorni. E alla fine dei 40 giorni lo vedrà ascendere al Padre, al cielo, al terzo cielo. Quindi quante cose aveva visto, quanto stava crescendo, maturando nella fede. Era una persona che conosceva bene la legge, le tradizioni, i comandamenti, la parola di Dio. È lui che ha posto le fondamenta della parola di Dio, perché sono stati gli apostoli che hanno posto. Infatti noi troviamo che l'apostolo Giovanni ha scritto bene 5 libri: l'Apocalisse, le 3 epistole giovannee e l'Evangelo di Giovanni, che sono 5 libri meravigliosi. Addirittura oggi, quando una persona accetta l'Evangelo di Gesù Cristo, noi gli diciamo sempre: mi raccomando, il primo libro che devi leggere è il Vangelo di Giovanni, mi raccomando. Ma non è finita là, perché poi si ritroverà sull'alto solaio con i 120 e lì riceverà lo Spirito Santo. E lì ricevettero una potenza incredibile, un investimento incredibile, e da lì questi uomini, questi 12 uomini, no, che poi sarà aggiunto appunto Paolo, cambieranno il mondo con la potenza dello Spirito Santo. Pensate che uomini, cioè l'apostolo Giovanni è colui che ha scritto parti dell'Evangelo, cioè che ha posto il fondamento, è colui che ha detto che non bisogna amare il mondo, non bisogna amare le cose del mondo, perché questa è, amare il mondo è idolatria. L'idolatria è molto vasta, quindi pensate un pochino di chi stiamo parlando, scusate. Sa, quindi non è che stiamo parlando di uno sprovveduto, che non sa niente, che a un certo punto si trova davanti una manifestazione, un qualche cosa, e quindi, scusate, e quindi fa, diciamo, una cosa che non deve fare. No, qui ci troviamo davanti uno che era dottore della legge, perché ricordiamo che loro avevano 5 ministeri, e uno dei 5 ministeri era dottore della legge. Giovanni era dottore della legge. Era uno che, come conosceva la Bibbia Giovanni, noi ce lo sogniamo, Cioè, ci sogniamo quello che erano loro. Noi proprio a Roma si dice non ci passa per l'anticamera del cervello, Cioè, stiamo parlando di un uomo incredibile, ma non finisce là. Poi passano gli anni, incominciano a passare le decade. Cominciano a morire uno a uno tutti quanti gli apostoli, vengono uccisi. E a un certo punto Giovanni va avanti nell'età fino a diventare molto vecchio e arriva intorno ai 90 anni. Quando Giovanni arriva intorno ai 90 anni, aveva una esperienza, tant'è che lui viene così trasformato. Ricordate che anticamente, quando era un giovanotto, fu chiamato Boanerges, cioè figlio del tuono, talmente era impetuoso, voleva far piovere su una città il fuoco affinché tutti morissero, no? Quindi era una persona impetuosa, una persona che proprio ha desiderato la morte di non so quante persone. Certo che anche Paolo era ebreo, erano tutti ebrei gli apostoli, ci mancherebbe altro. E quindi, però adesso stiamo parlando di Giovanni, e quindi ebbe una trasformazione incredibile, perché poi da questo che era all'inizio è stato soprannominato l'apostolo dell'amore, no? Tant'è che lui parlerà molto dell'amore, quindi proprio ebbe una trasformazione incredibile. Quindi noi ci troviamo davanti un uomo del genere. Un uomo che ha posto il fondamento, ha contribuito a porre il fondamento insieme a Paolo, a Pietro, insomma gli apostoli, e benedetto è il nome del Signore. Quindi da un uomo del genere ci si aspetta un comportamento
un comportamento no, molto preciso, no? Molto determinato, molto coerente, molto schematico, dove non si piega né a destra né a sinistra. Cioè, stiamo parlando dell'Apostolo Giovanni, cioè non è che stiamo parlando. Prendete il più grande evangelista che voi conosciate di questi tempi o dei tempi passati, ma non era nulla, nessuno è stato come loro, cioè non possiamo paragonare nessuno ai 12 apostoli. Quello che sono stati loro è basta, non si ripete più, neanche i 144.000 saranno come loro per quanto possano essere potenti, per quanto possano fare cose gloriose, anche i due testimoni, ma quello che sono stati loro, infatti è scritto che i loro nomi vengono posti addirittura nella Nuova Gerusalemme, perché appunto sono loro che hanno posto il fondamento. Quindi, cosa ci porta tutto questo? Che a un certo punto un uomo del genere viene rapito su nel cielo. E quando l'apostolo Paolo viene rapito, Paolo, scusate, Giovanni viene rapito su nel cielo, è un uomo con queste caratteristiche, tutte le caratteristiche che io vi ho illustrate fino adesso. Cioè, non è che viene, capito, rapito su nel cielo uno che non sa niente, no, l'apostolo Giovanni. E infatti viene rapito su nel cielo perché lui va su, non se va a fare una passeggiata, e no, va su a lavorare. Perché Giovanni viene rapito su nel cielo e viene trasportato al futuro, eh. Perché Giovanni, quando scriverà l'Apocalisse, dice: io vidi, cioè lui ha visto quello che succederà durante la grande tribolazione. Siccome stiamo per entrare nella grande tribolazione, è stato trasportato ai nostri tempi. E Giovanni ha visto, e quindi è andato su a lavorare per vedere, gli è stato mostrato, ha visto la gloria del cielo e contemporaneamente ha visto la tristezza della terra. E quello che succederà sulla terra l'ha visto in diretta. Ora, tutto questo che lui ha visto, noi leggiamo, no? Ah, ha visto un angelo, poi ne ha visto un altro, poi ha visto un altro, poi ha visto i sette angeli con le coppe, i sette angeli che avevano i suggeli e così via, discorrendo. Ma guardate che stare davanti a questi angeli, ha visto il trono di Dio, ha visto l'agnello, ma immaginate quello che ha potuto vedere. Io penso che ci aveva due occhi così de fuori. E immaginate, è stata una cosa gloriosa che l'avrà sconcertato. Giovanni sarà rimasto completamente sconcertato. A un certo punto Giovanni tanto rimase sconcertato che davanti a questo angelo, che possiamo capire che era un qualcosa di incredibile, questo angelo rimane così, così sbigottito, così sconcertato, perché quello dice chiaramente: Giovanni, io ho udite e vedute queste cose. Quando le ebbi udite, cosa ebbi udito? Cioè, qui stiamo nel capitolo 22, dobbiamo partire dal capitolo 1. Quindi, quando lui ebbe visto tutto quello che troviamo scritto nel capitolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fino al capitolo 22, pensate tutto quello che ha visto, chissà quanto tempo sarà passato, non lo sappiamo. E quando lui ha visto tutto questo, che il Signore gli ha fatto vedere tutto questo, lui a un certo punto, davanti a questo angelo, che fa? Si getta giù e lo va ad adorare davanti ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrate queste cose. Ok, man mano. Dobbiamo prenderla tutta, perché lui ha visto tutto in una volta, che mi aveva mostrato queste cose. Cosa ci fa riflettere tutto questo? Ci fa riflettere molto. Ci fa riflettere molto perché
se uno come Giovanni, che Giovanni sapeva che gli angeli sono creature, Giovanni sapeva che noi giudicheremo addirittura gli angeli, perché così è scritto, che noi giudicheremo gli angeli, queste cose le sapeva. Giovanni sapeva che gli angeli sono creature di Dio. Giovanni sapeva che c'è un padre, un figlio, uno Spirito Santo, l'ha anche visti, ce li ha anche descritti. Tutte queste cose Giovanni le sapeva. Era un uomo attempato, un uomo di 90, 95 anni, le sapeva queste cose. Ora, la domanda del milione è, ma come può un uomo come Giovanni aver commesso o stava per commettere un peccato così come l'idolatria, che poi è stato fermato. L'angelo l'ha fermato e gli disse guardati che tu non lo faccia, guardati. E poi glielo spiega pure, cioè gli ha dovuto spiegare, guarda che io sono un tuo conservo, ma cioè gliel'ha pure dovuto spiegare. Cioè noi capiamo tutto che quello che ha visto sarà stato quello che te pare, e per carità. Ma stiamo parlando, appunto, non stiamo parlando di uno qualsiasi, stiamo parlando di Giovanni l'Apostolo. Forse il secondo apostolo più grande dopo Paolo, forse, per chi la vuole pensare così, se no pensala come ti pare. Quindi, cosa significa questo? Allora, questo, cari fratelli e cari amici in ascolto, il messaggio è il seguente. Allora, non entrerò in merito alla situazione, però io da qualche parte, non mi ricordo dove, ho già parlato, ovvero ho già accennato che Giovanni rappresenta figurativamente, in modo figurato, rappresenta la Chiesa degli ultimi tempi che sarà rapita su nel cielo. Rappresenta questo, poi oltre a chissà quante altre cose. Infatti, se tu ci fai caso, Giovanni è l'unico apostolo che non è morto. Cioè, non è morto assassinato, perché tutti gli altri apostoli l'hanno uccisi. L'unico che non è morto, ucciso, assassinato, è lui. Morirà di morte naturale. Ecco. Quindi, l'unico è lui che non viene assassinato. Come dire, bypasserà la morte, come la Chiesa rapita. Noi, se saremo rapiti, se non moriamo prima, non moriremo in carne, perché saremo rapiti. Infatti poi lui, questo già ne ho parlato agli inizi dell'epistola apocalittica, no, è scritto, no, che lui udì una voce che gli disse, ehi, sali qua, capito? Cioè, ci sono tante sfaccettature, vedi anche la trasfigurazione di Gesù, lui stava là, in mezzo c'era Mosè, in mezzo c'era Elia, insomma, ci sono tante cose che ci fanno capire che Giovanni rappresenta la Chiesa rapita. Ora, la domanda del milione è questa. Se Giovanni, Signore guidami, se Giovanni, che era quello che era, e aveva l'età che aveva, perché non stiamo parlando di uno giovane, impulsivo, no, aveva 90, no, 95 anni, era quello che era, con tutto quello che aveva ricevuto, con la potenza dello Spirito Santo che aveva ricevuta, perché era un uomo completamente ripieno di Spirito Santo, pensate, con tutto questo, stava per commettere idolatria, questo ci dovrebbe far riflettere, a noi. Questo ci dovrebbe far riflettere a noi, a ognuno di noi, che siamo la Chiesa di Gesù Cristo e che confronto a Giovanni è la verità, noi siamo meno del meno del meno del meno, confronto. Poi Dio ama tutti, è morto per tutti, siamo d'accordo. Però quello che aveva Giovanni, noi ce lo sogniamo. Allora, se Giovanni
stava per commettere un peccato così grave e non lo ha commesso perché l'angelo l'ha fermato e gliel'ha pure spiegato il perché. Io sono un tuo conservo e dei tuoi fratelli profeti e di coloro che serbano le parole di questo libro. E poi gli ha detto adora Dio, pensate, se Giovanni stava per commettere una cosa del genere, noi che ci troviamo alla fine dei tempi, che ci troviamo nel periodo più buio della Chiesa, che ci troviamo nel periodo della mezzanotte, che ci troviamo nel periodo delle 10 vergini che si addormentano, che ci troviamo nel periodo dove c'è l'apostasia, che ci troviamo nel periodo dove oggi non vediamo più queste grandi manifestazioni che c'erano nel passato, non che non vi siano, ancora oggi ci sono miracoli, guarigioni, di tutto di più. Certo, ma la quantità che c'era prima, oggi ce la sogniamo, che ci troviamo a un attimo che la Chiesa in qualsiasi momento può essere rapita, noi, come Chiesa di Gesù Cristo, dobbiamo vegliare. Perché se Giovanni l'Apostolo stava per commettere un abominio del genere, una idolatria del genere, oggi noi dobbiamo stare attenti a non cadere in quello che lui stava per cadere. Perché molti sono quelli della Chiesa che hanno cominciato per la via stretta e dalla via stretta sono passati alla via larga. Molti sono i predicatori, pastori, evangelisti, credenti, che hanno cominciato per la via stretta, la via di Gesù Cristo, e sono passati alla via larga. Perché? Per l'idolatria. L'idolatria, l'amore di tutto ciò che non è Dio, l'amore di se stessi, l'amore del denaro, l'amore del posto in chiesa, l'amore della poltrona, del lavoro, l'amore del pulpito, l'amore che suoni in chiesa, hai un compito, o vai in una riunione, tipo questo che faranno lì ad Atene, già mi sono scordato il nome, se qualcuno me lo scrive, no? Vanno lì, vedono tutti questa gente, luci, megafoni, begli impianti, tanta gente, musica, no? E allora vengono attratti da queste luci. Però lì ci va un Vangelo diverso, portato da Cash Luna, il più grande eretico di tutti i tempi, insieme a molti altri. Guglielmo Maldonado, un altro figlio di Satana. Benny Hinn, un altro figlio di Satana ancora, altro che essere pentito, ma per carità. Quindi, cari fratelli, cari amici, questo ci fa riflettere. Molte persone, per non perdere il proprio posto come pastore, sono pronti a adorare la propria organizzazione. Come? Dandogli retta, predicando quello che l'organizzazione vuole, omettendo quello che l'organizzazione non vuole, perché questi hanno anche uno stipendio. Siccome non lavorano, dopo non possono mangiare. La maggior parte di loro non lavorano. Non possono mangiare perché l'organizzazione gli dà i soldi, la Chiesa gli dà i soldi. E quindi loro si devono attenere a queste cose. Mi sono segnato alcuni versi. Prima Corinti. Ora, fratelli, io non... Capitolo 10. Non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e che tutti passarono per il mare, che tutti furono battezzati in Mosè nella nuvola e nel mare, che tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale, che tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perciò che bevvero della pietra spirituale che li seguitava. Ora, quella pietra era Cristo. Vedete? La città,
la pietra, l'albero, la nuova Gerusalemme, che è la Chiesa. Vedete, ma il Dio non gradì la maggior parte di loro perché furono abbattuti nel deserto. Queste cose furono figure a noi, a ciò che noi non appetiamo cose malvagie, siccome anch'essi li appetirono, e che non diveniate idolatri, che non diveniate idolatri, come alcuni di loro, secondo che egli è scritto, il popolo si assettò per mangiare, idolatria al cibo, al piacere, al bere, al sollazzare, al fornicare. Qui fornicarono fisicamente, qui parla proprio di una fornicazione fisica tra uomo e donna, come alcuni di loro fornicarono, onde caddero in un giorno 23.000. Non tentiamo a Cristo, come ancora alcuni di loro tentarono e perirono per i serpenti. I serpenti sono figura dei demoni, che quando noi pecchiamo vengono i demoni e ci entrano dentro. E poi quando moriremo, questi demoni che già sono dentro chi ce li ha, ti prenderanno l'anima e se la porteranno all'inferno. Attenzione, non mormoriate, attenzione a mormorare. Questo non significa che non dobbiamo denunciare gli apostati, come Benny Hinn, come Guillermo Maldonato, come Cash Luna. Questi non sono fratelli, sono figli di Satana, ma i fratelli sono un'altra cosa. Contro i fratelli non mormoriamo, come alcuni di loro mormorarono, onde perirono per il distruttore. Ora, tutte queste cose avvennero per servire di figure e sono scritte per ammonizione di noi, nei quali si sono scontrati gli ultimi termini dei secoli. Perciò chi pensa che sta ritto, Signore aiutaci, chi pensa che sta nel giusto, nella sana dottrina, nel buon esempio, nel buon comportamento, nella santificazione, riguardi che non cada. Perché riguardi che non cada? Perché molti hanno cominciato e hanno lasciata la via maestra e si sono attirati molti dolori. Si sono attirati molti dolori. Allora, si sono attirati molti dolori, tentazioni che non vi ha ancora colti, che non sia umana. Ora Dio è fedele, cioè vero è che a noi ci succede di tutto, molti vengono uccisi, torturati, però il Signore ci aiuta sempre a non rinnegarlo, questo è il senso, il quale non lascerà che voi siate tentati sopra le vostre forze, ma che con la tentazione vi darà l'uscita, a ciò che la possiate sostenere. Perciò, cari miei, fuggite l'idolatria. Tutto viene centrato sulla idolatria, l'amore del posto di lavoro, l'amore del posto che hai nella Chiesa, a tal punto che ami di più la tua organizzazione. Oggi sono molti seduttori. Se l'Apostolo Giovanni stava per essere sedotto da un angelo, ed era l'Apostolo Giovanni, oggi molti vengono sedotti dentro la Chiesa da uomini falsi, uomini bugiardi, organizzazioni. Uno pensa che una persona è un qualcosa di speciale, quando in verità non lo è. Quando un qualsiasi personaggio ti predica un Vangelo che non è attinente, glielo devi dire, quello che tu stai dicendo non è attinente.
Poi ci sono cose che vanno contro il fondamento e ovviamente cose che non vanno contro il fondamento, che sono le sciocchezze del rossettino, l'orecchino e tutte queste cose così ignee. Queste cose lasciamo stare. Adesso le cose che esulano dal fondamento, io parlo delle cose che vanno a colpire il fondamento, la Trinità, il battesimo nello Spirito Santo. La salvezza è per grazia, la grazia è per tutti quanti. Non c'è una sorta di predestinazione, la grazia è per tutti. C'è una vita eterna, delle pene eterne. Dobbiamo denunciare l'apostasia, ma non dobbiamo mormorare contro i veri fratelli. Tante cose. Vedete, Anania, Zaffira, amavano che cosa? Il proprio denaro? Ma non solo. Non solo. Il problema grande di Anania e Zaffira era che loro amavano se stessi. Ecco qui, la gnosi. Amavano l'uomo, amavano se stessi, perché loro vendono la proprietà che loro avevano, la vendono. E poi vanno nella chiesa e dicono: guardate, abbiamo venduto questo. Come dire, avete visto quanto siamo bravi? Idolatria di se stessi. Avete visto? Abbiamo venduto questo. Eccoli qua i soldi. È tutto. Si davano delle arie. Idolatria di se stessi e lo Spirito Santo li colpì affinché servissero di esempio. Signore, aiutaci. Amare il mondo nelle cose che le cose che sono nel mondo. Le cose che sono nel mondo, le organizzazioni religiose che sono nel mondo, ahi! Se qualcuno ama il mondo, l'amor del Padre non è in lui. Il mondo, tutto ciò che si trova nel mondo. Noi non dobbiamo mai, non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo amare il mondo. Casomai noi dobbiamo amare il nostro prossimo. Il nostro prossimo dobbiamo amare. Neppure gli animali dobbiamo amare, anche se alle volte mi sono accorto che io nel passato, quando ero più giovane nella fede, in un'occasione me ne uscii, stavo dicendo di amare gli animali, ma ho sbagliato. Noi non dobbiamo amare, perché poi si cresce, noi non dobbiamo amare gli animali. Dove sta scritto nella Bibbia che devi amare l'animale, il tuo cane, il tuo gatto? Gli animali vanno rispettati, non amati. Gli umani vanno amati, perfino i nostri nemici. Ma tutto ciò che si trova nel mondo non va amato. Attenzione. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta. Attenzione a quelli che hanno un grandissimo seguito. Non voglio dire che sia tutto così, ma oggigiorno chi ha molto seguito, attenzione, perché normalmente quelli che parliamo in verità non abbiamo molto seguito, perché il mondo ascolta quelli che sono del mondo. Noi abbiamo poco seguito. Noi, tutti noi, la Chiesa di Gesù Cristo, quando parla, non ti ascolta nessuno. Quando tu parli nel tuo posto di lavoro, non ti ascolta nessuno. Quando tu parli nella strada, non ti ascolta nessuno. Il mondo non ti ama. Ecco perché noi abbiamo poco seguito, ecco perché i nostri canali sono piccoli, vengono poco ascoltati. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo perché non crede alla sua testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio. E chi non crede a Dio e lo fa bugiardo, cade nell'idolatria e nell'amore del mondo. Non conformatevi a questo mondo, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Questo concetto verrà ripetuto in Giovanni, capitolo, mi pare, 7 e capitolo 12 di Giovanni, Vangelo, che quando noi cerchiamo il Signore in sincerità, poi facciamo
delle esperienze, conosciamo per esperienza, vedi il battesimo dello Spirito Santo, vedi le manifestazioni, le visioni, i sogni, quando Dio ti parla personalmente. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio, come fanno moltissimi che si trovano dentro le organizzazioni, che cercano il favore dell'organizzazione, il favore degli uomini, il favore dei propri principali. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. Quando noi non cerchiamo le cose di lassù, cadiamo nell'idolatria. Vedi anche i matrimoni misti, fra un credente e un non credente. Amare il mondo. Aspirate alle cose di lassù, è uno studio, è un rinunciare a noi stessi, è un crocifiggere la nostra carne e la crocifissione fa male. L'amore al denaro è radice di ogni specie di mali. Alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede, procurandosi molti dolori, sviati dalla fede, per proclamare molti di loro un'altra fede. Questo è stato il video. Signore, aiutaci. Vediamo un pochino i commenti. Allora. Allora, ho dei problemi al computer, vedete come si muove. Ma non mi va di riformattarlo perché va tanto bene Linux. Dopo anni è la prima volta che mi sta creando dei problemi. Ma non so se sia internet. Però no, il sistema va benissimo, perché Linux è stabile come non pochi. Allora, pace fratello Alessio, ok, pace, alleluia, anche Paolo era ebreo, certo Paolo è ebreo d'ebrei, quello che videro in quell'epoca fu incredibile, pur vedendo tutto ciò, amen, troppo forte la presenza che Dio avvertiva, sì, era forte la presenza di Dio, però non annulla tutto quello che abbiamo considerato, che in piedi guardi di non cadere, amen. Se fosse possibile, è scritto, da far cadere anche, da sedurre anche i figliuoli di Dio, il nemico. Sì, anche Mosè fu criticato, sì, sì. Poi addirittura Aronne e Maria e Miriam criticarono pure loro a Mosè. Miriam divenne lebbrosa, ti ricordi, Aurora? Formiamo Aurora, amen, tutto lo dobbiamo lasciare, così è. E quelli che pensano di sciocchezze. Non hanno i problemi, pensano di dire queste cose. Sì, infatti, questa cosa qui mi fa riflettere, che l'apostasia ne parlano poco o niente e vanno appresso queste cose, vabbè. Allora, grazie, ok. La scansione, non so come si fa con Linux. No, c'ho Linux, Linux non ha virus. Non esistono virus, antivirus per Linux. No, questo no. Amen. Ok, va bene. Allora, fratelli miei,
Io vi ho voluto portare questa piccola live perché ho voluto sottoporre alla vostra attenzione, no, quanto il nemico è subdolo e quanto noi siamo deboli, cioè noi siamo carne, quindi dobbiamo restare aggrappati al Signore Gesù Cristo. Se uno come Giovanni, che l'abbiamo visto chi era, ha potuto commettere, diciamo, stava per commettere un peccato del genere, immaginate quello che ci può succedere a noi. Quindi il Signore ci dice costantemente, vegliate, 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 perché il diavolo, il Satanasso, va intorno come leon ruggente, cercando chi possa divorare. Quindi facciamo attenzione, e quando una persona parla, chiunque, io, chiunque voi ascoltiate, aprite sempre bene le orecchie e aprite soprattutto la parola di Dio. Giudicate quello che vi viene insegnato, quello che vi viene predicato, se corrisponde alla verità. Ok, questo è molto importante perché uno può essere anche un caro fratello, perché ci sta, è un caro fratello, però magari lui ha una idea sbagliata, vi sta portando un insegnamento sbagliato, e voi lo dovete scartare, quell'insegnamento. Non è perché mo sia un caro fratello, ti devi mangiare tutto. No, noi mangiamo solamente la manna celeste, che è Cristo, che è la parola di Dio vera. Il resto non ci interessa. Quindi ho portato una predicazione molto semplice, io più sto andando avanti nella fede e più mi sembra di star sempre diventando sempre più semplice, semplice. L'Evangelo è semplice, magari lungo, io ci metto del tempo a esporre le cose, ce l'ho questa cosa qui, io sono fatto così. E vabbè, pazienza, però semplice. Gloria a Dio. Amen. Bene. Quindi questo è stato il video. Grazie per essere stati qua. Dio vi benedica. Preghiamo gli uni per gli altri e ricordiamoci che il Signore sta per suonare la tromba e che molto presto, alleluia, la Chiesa sarà tolta, eh? Quindi gloria a Dio. Consoliamoci, dirà poi l'Apostolo, eh? Paolo, quando ebbe a dire questa grande verità nella sua epistola ai Tessalonicesi, no? Con queste cose noi ci dobbiamo consolare. Amen. Bene, quindi gloria a Dio. Grazie, cari fratelli, ancora. E il Signore vi continui a benedire. Preghiamo gli uni per gli altri. La pace con tutti voi. Amen.